Le economie derivanti dall'attuazione del presente comma restano annualmente acquisite ai bilanci degli enti. Cosa vuol dire annualmente? Perché se avessero scritto semplicemente le economie derivanti dall'attuazione del presente comma restano acquisite ai bilanci degli enti, io avrei detto, vabbè, questo risparmio che ho nel corso del 2025, che mi consente di assumere solo il 75%, sostanzialmente a questo punto, come dire, lo trattengo io nel mio bilancio, è un risparmio per il mio bilancio, perché per lo Stato invece deve essere riversato ai conti della Ragioneria Generale. Qui invece c'è scritto annualmente. Cosa vuol dire? Non sarà che io d'ora in avanti nel mio calcolo delle facoltà assunzionali debbo comunque sottrarre questo valore, questa riduzione della mia facoltà assunzionale anche per gli anni successivi? Il sospetto c'è, e cioè il meccanismo potrebbe essere così perverso da prevedere una cosa di questo tipo. Di fatto l'applicazione del 75% B, come dire, determina un risparmio dal punto di vista delle mie facoltà assunzionali di 10.000 euro. Questi 10.000 euro non si soffermano, non sono, come dire, fermi soltanto all'anno 2025. Ma di annualmente, di anno in anno, devo sottrarre dalle mie facoltà assunzionali future, anche applicate con il decreto legge 34, questi 10.000 euro. E questa, ripeto, non è un'ipotesi peregrina, secondo me. Se andiamo a vedere sostanzialmente quello che dice comma 12, dove si dice che al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e risparmi permanenti conseguiti per effetto di assunzioni a tempo indeterminato, effettuate in misura inferiore a quelle consentite dalla legislazione vigente in materia di turnover, asseverati dagli relativi organi di controllo, possono essere destinate ad incrementare i fondi al trattamento economico nella misura non superiore al 10% dei fondi sottoposti al limite ai sensi dell'articolo 23, comma 2. Questa affermazione, in qualche modo, tanto per cominciare, come dire, non è la differenza tra il 175% che io posso destinare a questo fine, ma se leggo bene, dice le assunzioni effettuate in misura inferiore a quelle consentite. Quindi se io vado sotto il 75%, quindi quella ulteriore che io conseguo, posso destinarla agli incrementi di questi fondi. Ma questo in qualche modo, come dire, consolida quella interpretazione che stavo dando prima, che se di fatto questo incremento non è relativo solo al 2025, perché peraltro determina un incremento anche delle risorse di parte stabile soggette al limite,